I pastori del gregge, chiamati a raccolta, arrivano da ogni parte del mondo, con spirito alacre, passo leggero, cuore ricolmo di speranza. Arrivano come chiamati da quello stesso spirito che nel cenacolo li sottrasse alla primitiva paura, gli infuse coraggio, li chiamò nelle strade, nelle piazze, per le vie del mondo a predicare la buona novella. Ottobre 1962. Finalmente è arrivato il gran giorno. 2778 i partecipanti. Avanzano in ordine gerarchico. 7 patriarchi, 80 cardinali, 1619 arcivescovi e vescovi, 975 superiori generali di ordini religiosi, 400 teologi. Assistono luterani, anglicani, quaccheri, metodisti. 79 le nazioni rappresentate, perfino 2 osservatori da Mosca, più di 1200 i giornalisti accreditati. È il primo incontro dai secoli degli scismi e la Basilica di San Pietro non aveva mai ospitato niente di simile e sembra fatta apposta per raccogliere quell'immensa varietà che era rimasta invisibile per secoli alla stessa Chiesa. Gaudet Mater Ecclesia. Gaudet Mater Ecclesia, gioisce la Madre Chiesa. Questo l'attacco del discorso di Papa Giovanni, dura 37 minuti. Quando Giovanni XXIII l'avrà terminato, la Chiesa non potrà più essere quella di prima. 3 i punti cardine. Primo, la Chiesa deve trovare nuove parole per comunicare la sostanza antica del messaggio cristiano. Secondo, la Chiesa deve smettere di lanciare anatemi e minacciare punizioni. Deve aprirsi al mondo moderno, cercare di capirlo e parlare con esso. Terzo, la Chiesa deve superare le divisioni e le incomprensioni con i fratelli separati, siano essi ortodossi, anglicani, luterani. Alla fine, il cosiddetto Papa Buono lancia una dura invettiva contro i cosiddetti profeti di sciagure, i pessimisti, gli scettici, i cinici, che sanno solo rimpiangere il passato e temere il futuro. Per Albino Luciani l'impatto è formidabile. È come se per la prima volta toccasse con mano la vastità e i problemi del mondo. Scrive: nell'aula conciliare basta che io alzi gli occhi, le barbe dei vescovi missionari, le facce degli africani, gli zigomi sporgenti degli asiatici. E basta che io scambi con essi qualche parola che s'aprono davanti visioni e bisogni di cui da noi non sa neppure l'idea.